Va bene, siamo andati a riprendere l'Africa, quel parcheggio. Buongiorno, sono già. Buh. Non ho la minima idea. Abbiamo già preparato le valigie su, le abbiamo portate giù. Adesso carichiamo la moto. Sono già le 10 e un quarto, 10 e 18. Va bene. Allora, sono le 11. Mamma mia, abbiamo lasciato una specie di ostello. Boh, poi faremo delle considerazioni stasera su quel posto, perché l'ho capito o non l'ho capito. Comunque sia, destinazione Rugby, dove prenderemo la nave draghetto che ci porterà in Germania. Alla fine abbiamo deciso di scendere, beh, ovviamente, ma l'alternativa era fare ancora tutta la Danimarca, cioè fare la Danimarca ricollegandoci poi alla strada che abbiamo fatto salire. Oppure prendere l'altra nave a Rostock, che rimaneva più a destra della Germania, insomma, guardando la cartina. Niente, prendiamo questo traghetto che è più vicino, scendiamo dalla Germania e poi vediamo se riusciamo a vedere qualcosa lì. Pausa caffè. Allora, dobbiamo cercare linea 1, destinazione Puttgarden, boh, cazzo si pronuncia. Madonna, dove vanno tutti quelli di là? Tron tron. Ma i motociclisti sono qua. Va bene. Andiamo. Facciamo andare loro prima. Ah, questi non sanno come me però la strada.
Io volevo farli passare davanti, pensavo che la sapevano. C'è poco da sapere, come c'è la strada è questa. Di un minuto e 3 ore. Lasciamo a Danimarca e mangiamo. Va bene, niente, lasciamo la Danimarca. Destinazione Germania. Spaces next to the ferry at Puttgarden. Keep right when you leave the ferry and follow the arrows. Scandlines hopes you have had a pleasant crossing and wishes you a nice trip. Va bene, ciao. Va bene, siamo in Germania. Oh, che bello, sono già iniziati i cantieri tedeschi. E
anche il tempo di mettere in piedi in Germania il primo cantiere. Ma quanto sono bravi i tedeschi in questa cosa! Sarà anche per legge, sarà per però intanto cioè però non è possibile, è già la seconda coda da quando siamo entrati in Germania, c'è una coda unica a Germania. Fega! Ce n'è uno libero? No. Va bene, sono quasi le 5. Non siamo lontani da Amburgo. Fatto benzina. E adesso ci andiamo a bere un caffè al McDonald's. Che bello il McDonald's. Ciao. Terza, oh figa, queste però sono le più brutte perché sono quelle degli incidenti, sono finché sul cantiere vado via al culo, è il problema, queste sono quelle che non ci dovrebbero essere. Ah, questo tamponato, sì, ma per un boccetto così, boh, vabbè, dai. Cerchiamo un posto dove montare la tenda, lo mettiamo lì. L'hai detto che eri nel bagno con un uomo? No. Hamburgo. 7:30. Siamo fuori Amburgo da un po', abbiamo cercato una struttura per dormire. È solo che mi porta sempre indietro ad Amburgo Booking. Allora niente, abbiamo postato avanti a Hannover. Abbiamo trovato una specie di hotel, scusi, di hotel, di hostel o albergo di quelli automatici con cecchino automatico e niente, quindi ci speriamo altri 130 km almeno, ci portiamo comunque un po' avanti, quindi si va. Questo si è portato direttamente la macchina. Ma che cazzo ne so, siamo a 50 di chilometri da Hannover, che non dovevamo arrivare a Hannover, nemmeno siamo a Hannover perché non trovavamo una struttura per dormire, se non in qualche paesino disperso lontano da dove eravamo a cifre improponibili. C'è un mal di culo della Madonna. Basta, stanco. Ma poi cosa ci fa tutta sta gente, sto traffico? Guarda che bell'aria. Io voglio andare a vivere in Svezia. Che bell'aria, finché c'è un inquinamento che da basta. Aria di parcheggio? Sì. Sì, non sono umano ancora qua. Niente a che fare con la Scandinavia. Va bene, allora sono già le 9. Va bene, siamo ad Hannover. Niente, siamo alla ricerca della struttura che abbiamo prenotato, alla ricerca, stiamo seguendo Maps, dovremmo essere quasi arrivati, alla fine siamo arrivati fino ad Hannover, quindi Maps dice che mancano 140 metri.
È una zona periferica di Hannover. Dunque, dice che da ste parti essere questa, sa che mi sa che questa qua. Ah sì, è questa qua. Quindi pianto la moto qua. Più comodo di così. 2390. Figa, si è aperta. Aia, madonna. Vieni. Ah, chi c'è? Oh, madonna. Voglio vedere. Si è studiato. Cecchina. Lambrusch. Italiano? A me sti tedeschi sono troppo simpatici, l'ho sempre detto. Allora, Cecchina. 8, 6. Notifiche sul cellulare, io non lo so, non perciò un attimino che... Quindi? Ah, non ti pensare. Ma dove è caldo? Non è carino. Un ospedale, uguale. Hai già ripreso la camera te? Io non devo riprenderla io. Ah, che belle, letti separati. Soprattutto c'è un riscaldamento e fa paura. Bisogna già aprire perché si muore. Caldo. Bellissimo, letti separati. Fuma sigaretti. Poi facciamo una doccia, vieni qua, riprendi il paritone. Un ospedale, piena di cose. Prepulito. No, poi non è per piano, però sì. Poi. Lascia due minuti arrivo. Va bene, e niente, questi sono gli enti comuni. Qui c'è la macchinetta del caffè, che però mi sa che è a pagamento, devo controllare se sì, è a pagamento. Boh, macchinetta di snack, cucina e nulla, non è grandissimo, va bene, dai. E niente, questa sera per cena passato di verdure, beh, però con la pasta e i fagioli. Cioè della serie gli ho fatto lasciare le cose che meno mi piacciono alla fine, ma adesso mi tocca mangiarle. Allo! Ah. Ai ai ai. Allora, aiuto. È mezzanotte, siamo ad Hannover, anzi siamo tornati ad Hannover, perché la prima sera di questo viaggio l'abbiamo fatta ad Hannover in un albergo non lontanissimo in realtà da qua, però dall'altra parte della città. Comunque sia, siamo in questa struttura che si chiama Good Hostels Messe, che in realtà ad oggi è la struttura che abbiamo pagato meno, 46 euro. È una specie di ostello, ho fatto un video prima, non è male, non è male per il costo pagato, non è assolutamente male, oltretutto abbiamo la moto a vista e va benissimo. Quindi oggi siamo partiti a Copenaghen e siamo arrivati fino ad Hannover. L'idea era fermarsi un po' prima, ma superato Hamburgo abbiamo cercato qualche struttura, ma su Booking le dava tutte ad Hannover praticamente, quindi si doveva tornare indietro. C'era qualcosina più o meno in zona dove eravamo, ma erano tutti hotel superiori a 200 euro, non mi sembrava il caso per una notte. Ci ho detto nulla, stamattina abbiamo scelto Copenaghen. Ieri abbiamo dormito all'Urban Caravan Hotels Hostel, perché era un hostel anche quello. Non faccio mai recensioni e giudizi sulle strutture, perché c'è chi piace o non piace, per cui è soggettivo.
però posso dire che la struttura di ieri abbiamo pagato 120 euro per la notte, tolto il personale disponibile, gentilissimo, tolto la pulizia, spettacolare. La struttura sinceramente è stata la peggiore fino adesso, nel senso che era molto scenografico il discorso di dormire in una tenda, ma io ho sofferto di claustrofobia perché c'erano tutte queste tende fatte a corridoio, che costituivano dei corridoi. Al secondo piano di questo centro commerciale non c'era neanche una finestra, e tende non si poteva neanche chiudere, ovviamente a chiave. Oltretutto per un motociclista è un po' un casino, perché la moto devi portare a un parcheggio avanti e non era assolutamente vicino. Infatti per caricarla la mattina l'abbiamo portata, vabbè, intanto ce l'ho, fai i cavoli suoi, l'abbiamo portata dietro a questo centro commerciale dove caricano e scaricano le merci, non si potrebbe, ma era veramente lontano. 120 euro, va bene che eravamo a Copenaghen, ma anche no, sinceramente, una struttura così anche no, ripeto, neanche una finestra. Boh, vabbè, non ne parlo mai di posti, perché possono piacere o non piacere, ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha il suo portafoglio, però 120 euro per quella specie di struttura, che soffri di claustrofobia con la moto a un chilometro, sinceramente la sconsiglio, poi ognuno faccia quello che vuole. Ci ha detto, siamo riusciti a fare quasi 500 km più la traversata con la nave, per cui la scelta è stata scendere da Rodby, alternativamente si poteva prendere la nave a, mi sfugge l'altro nome, Rock qualcosa, o fare il giro, diciamo, dalla Danimarca, ma diventava molto molto più lungo, volevamo iniziare a scendere già dalla Germania. Nulla, adesso punteremo da domani alla Baviera e per poi, vabbè, chiaramente rientrare a Como. Nel fine settimana da un brutto tempo, questi giorni non stiamo più prendendo l'acqua, non ci posso credere, ci stiamo abituando, ma da venerdì dovrebbe piovere e in realtà così abbassarsi anche le temperature nel nord Italia, perché sentiti degli amici e le figlie dicono che effettivamente fa molto molto caldo. Cosa dire ancora oggi? Niente, abbiamo fatto un pieno a memoria, non mi ricordo. I prezzi in Germania sono un po' più contenuti di quelli della Danimarca, ma neanche tanto. La benzina qui in Germania l'ho vista a 1,9. Io ho fatto il pieno in un'area di sosta di servizio in autostrada e sono riuscito a pagarlo 2,3. Vabbè, non ho parole. Altre cose da dire? Nulla. Va avanti, si va avanti con il rientro. Abbiamo già fatto più di 8.000 km, 8.002 forse, più o meno. Si inizia un po' più a respirare l'aria di casa. Stiamo rientrando nel caos, nel traffico, nelle code, nello smog. Per assurdo, e neanche tanto, manca un po' la Scandinavia. Chiaramente noi da italiani siamo abituati alla nostra realtà e queste ci appartengono un po' di più, però come ho già detto in qualche video indietro, manca da subito, ti manca la qualità della vita di quei paesi, ma vabbè, dai, tant'è. Nulla, alla fine qua siamo arrivati tardissimo, siamo arrivati alle 9, mi sono dimenticato di dirlo, e per assurdo è la sera che abbiamo già fatto tutto, abbiamo già mangiato, fatto la doccia, adesso scarico i video e possiamo andare a nanna. Domani si punta, ripeto, in Baviera, sono un bel po' di chilometri ancora, mi piacerebbe, ma non credo, arrivare entro sera, anche se poi all'andata, il primo giorno, abbiamo fatto da Como fino a qui, ad Hannover, quindi erano quasi 900 km, una bella sfacchinata sotto l'acqua, ma per il rientro siamo stanchi, abbiamo ancora qualche giorno, per cui non vedo perché fare queste tirate. Va bene, questo era il quanto. Si scarica i video e si va nanna. Ciao ciao.